a tutti ragazze e ragazzi. Oggi siamo in questo video di cui probabilmente mi pentirò tra 10-20 minuti. Mi ha anche raggiunta l'assistente, eccola qua. Si sta ambientando bene, se vi siete persi e dite ma chi è questa? Vi lascio il link nella scheda di informazione così potete vedere il video. Comunque, cosa voglio fare oggi? Allora, a parte che ho dei capelli orribili, cioè ho una ricrescita che ragazzi non si vede neanche più il biondo nella parte qua della capoccetta proprio. Quindi ho detto: senti, sarà la noia, sarà la spensieratezza del momento, devo fare qualcosa. Avevo a casa questo qui che si chiama Candy Punk Color Air Mask di Pupa, però non è un colore effettivamente che va a tingere tanto il capello, è più una maschera per mantenere il rosa, se avete il rosa. Però ho detto: ma questo mi è aperto, ci faccio un salto. E sono uscita con questo colorista di L'Oreal, mai utilizzati, ho visto un sacco di video su YouTube. Questi qua sono i washout, quindi in teoria con i lavaggi dovrebbero togliere. Assolutamente i capelli lilla sono quelli che quando li ho fatti nella mia vita mi sono piaciuti di più. Quindi ho detto: se li devo fare, devo fare la cavolata, li faccio viola. Il problema è che uno dei viola che ho preso, che è questo qui, Indaco, esatto, comunque è una base blu e quindi non so se si toglierà mai dal capello, perché dovete sapere che le basi blu turchesi, comunque contengono il blu all'interno, tendono a impregnare il capello come il rosso, il nero, quindi non lo so, vedremo. Poi ho preso quest'altro che invece è Purple Hair, che appunto vedete ha una base un po' più rosa, quindi quello non mi preoccupa, però volevo mixarli anche perché comunque adesso ho i capelli lunghi, cioè mi sono cresciuti tanto, non fate caso che sono sporchissimi, li ho tenuti apposta, cioè vedete adesso sono comunque belli lunghi, quindi penso che due boccette mischiate, non so che colore esca, ma serviranno senz'altro, anche perché io vorrei cercare di metterlo ovviamente per non sprecare il prodotto solo nella parte bionda, perché non avrebbe senso metterlo qui dove c'è il mio colore in questa parte e poi qui c'è ancora il pezzo di tinta, quindi vabbè, cerco di metterlo solo sulle lunghezze, quindi prendo i guanti e qualcosa per miscelare i colori. Volevo aggiungerci anche un po' di balsamo, così il colore è meno forte, più diluito e proprio più in quantità. E vediamo cosa esce fuori, ragazzi. Allora, prima di tutto vi faccio vedere cosa c'è dentro le confezioni. Tra l'altro il prezzo dovrebbe essere 10 euro l'uno, più o meno. Queste sono le boccette. Dentro ogni confezione c'è un pacchetto di guanti, le istruzioni che adesso andiamo a leggere bene. E qui vi ho sbocciato i due colori su un foglietto per farvi capire. Vedete che Indigo Hair ha una base più scura, più blu, e questo è un pochino più lavanda. Penso che un mix potrebbe essere piacevole. Scopriamolo. Ovviamente quando dovete fare queste cose vi consiglio un balsamo che costa comunque poco, giusto per diluire. Ho trovato questo qua, ho pagato un euro, quindi lo metto. Ecco, il problema è che in teoria dovrebbe essere bianco, questo è leggermente rosa, spero non cambi. Guardate, ricordatevi sempre la frase iniziale. Ok, allora non so se è una mia impressione, ma mi sembra molto mirtilloso come colore. Hai presente il pezzo della fabbrica del cioccolato quando violetta diventa viola? Eccoci qua. Quindi in teoria ho messo tutto il balsamo più un altro po' di un altro che avevo. Adesso vado, ho deciso alla fine di andare a mani nude, se si macchiano chi se ne, tanto se in permanente lo devo rifare, così riesco bene a dosare il colore. Mettete una maglietta che si può sporcare e andiamo, ragazzi. Mi raccomando, se scegliete di fare colori sui capelli, come la tinta vale la stessa cosa, quindi dividete bene i capelli. Io adesso divido la testa, parte sotto e parte sopra, e poi ridivido un'altra volta facendo dei ciuccettini, degli space bun, così so che prendo bene tutti i capelli senza scordarmi nessuna parte. E poi questo è un passaggio che va assolutamente fatto a capelli asciutti, mi raccomando, perché come vi dico sempre i capelli asciutti assorbono molto più prodotto. Quindi sto per partire, una cosa che non vi ho detto, pellicola ci servirà dopo, così mi avvolgo la testa e rimango in posa. Ah, tra l'altro non abbiamo letto le istruzioni, stavo già per fare una cavolata. Allora, qui dice full head look, ci sono tre diverse metodologie, vedete? Tra l'altro non è una sponsorizzazione, cioè queste cose l'ho comprate io, quindi stiamo proprio provando. Full head look, penso faremo questo, anche se non è proprio full head, però più o meno. Evita il cuoio capelluto per prevenire le macchie, ok. Massaggiare il colore sui capelli fino a saturare i capelli, ok. Dice la stessa cosa. Lascia agire 15-20 minuti per un colore più acceso, oppure 30 minuti. Vabbè, io ce lo lascio 30 minuti, raga. No, facciamo un sordo di danno in teoria. Sto per andare.
Cioè, sto per andare, l'ho fatto, l'ho letteralmente fatto. Spero più che altro mi venga un colore pastelloso o un color lavanda, mi piacerebbe tanto. E poi, non so se avendolo diluito col balsamo verrà un colore pieno, bisogna vedere poi anche quello. Io sto andando. Questo va massaggiato bene, lo so per esperienza. Quando mi facevo i Crazy Color, io all'inizio non li diluivo mai. E infatti dico, cioè, ma quanto devo usare? 70 boccette per fare i capelli. E invece poi ho capito che andava diluito col balsamo. Adesso non so se ce l'ho messo troppo di balsamo. In ogni caso, oh, male che va ragazzi, la prossima volta, se vedo che è poco saturo il colore, ci ripasserò sopra. Tra l'altro, altro consiglio, quando li massaggiate, cioè, non pensate che così avete preso tutti i capelli, perché assolutamente no. Quindi spazzola, io uso questa così dopo la posso lavare, e andate a pettinare i capelli, così siete sicuri che viene distribuito ovunque. PS, penso che non c'è bisogno di dirvelo che non sono una parrucchiera, sono cose che ho già fatto, però se potete affidatevi a loro, che sicuramente è meglio, che è il loro mestiere. Ok, una volta pettinati ci ripasso un po' e passo direttamente agli Space Bun. Poi io non so, ditemi anche voi se sembra, ma ho una marea di capelli. Cioè sono proprio tanti fitti di massa, quindi devo stare sempre attenta dove metto il colore o no. Cioè mi è capitato, faccio tutto da sola, sì sì sì, e poi dietro la testa non avevo il colore. È stato pazzesco. Dovrei trovare le foto, ma probabilmente non ho foto di quel periodo. Allora, continuo. Ovviamente per evitare di non prendere tutta la parte bionda, un pochino salgo, eh. Poi ho fatto un sacco di colore. In realtà ne serviva di meno, sto notando. Ok. Allora, il grosso è fatto. Adesso io me lo massaggio un 10 minuti il colore, così lo faccio entrare bene nelle squame del capello. Mi aiuto con uno specchio per vedere se dietro ha preso bene. Comunque sono abbastanza fiduciosa. Cioè, il colore è già così... non mi sembra male, non mi sembra troppo blu. Che ragazzi, la mia paura, adesso che poi sono cresciuti così tanto, è che io li debba tagliare perché ho fatto sta cavolata. Faccio un ultimo grande impaccone, massaggio bene e poi impellicolo i capelli e appunto lo vado a tenere 30 minuti, ce l'ho su da un po', quindi facciamo un 25 minuti. Ci ritroviamo qua e sapremo... abbiamo fatto una cosa giusta o una bella cavolata. Intanto vi posso dire, non fate come me, altrimenti vi ritrovate le mani in questo modo. Questa è proprio messa bene. Guardate qui che non avevo messo la polverina. Fantastico. Allora, sto togliendo la pellicola. È passata mezz'ora. Questo è il risultato, o meglio adesso andremo a vedere il risultato. Li sciacquo subito direttamente con lo shampoo, sullo shampoo. Ok, ho fatto la doccia, adesso sono pronta per il reveal. Non li ho ancora visti neanch'io, cioè per dirvi, eh. Adesso si saranno un po' asciugati che siamo stati a pranzo in giardino. 1, 2 e 3. Allora, oddio ragazzi, sono lilla. I'm lilac. Rivedete, sono tipo grigio lilla. Senza volerlo ho fatto quello che volevo. Non ci posso credere. Aspetta, adesso li pettino, così direi di no. E poi vediamo. Oh santo cielo, sono tantissimo di balsamo ovviamente. Allora, facciamo anche una piccola hair care routine. Ecco cosa faccio di solito. Divido con la riga in mezzo. Dietro è un po' caciara così. Poi, di solito spruzzo questo qui, che ha il The One, non so se lo conoscete, di Revlon. Questo è il cocco per districare i nodi. È una cosa assurda. Comunque, sapete cosa noto adesso con la luce? Che è come se si fosse creato un degradé naturale. Cioè, lo vedete? Che qua è più chiara. Non so perché lì sia più chiara. Forse l'ho massaggiato di meno. Quindi la parte che odio di più è districare i capelli. Che poi, cioè, PS, se magari vedo che il colore, come vi spiegavo anche prima, è poco saturo, io la prossima volta lo ripasso. Tanto il barattolo, praticamente, ce l'ho ancora tutto. Cioè, la ciotolina che avevo fatto prima, vi faccio vedere dove è rimasta. Cioè, ancora qua ce n'è tantissimo. Ovviamente questo non penso che potrò tenerlo 4-5 giorni. Nel caso vado direttamente con le confezioni. Cioè, contate che ne ho spruzzate meno della metà. Cioè, guardate, qua si vede proprio
che non ha preso. Non so se è perché la decolorazione in quel punto magari è meno forte o appunto perché magari ho messo male io il colore. Ok, una volta districati vado a spruzzarsi questo qua di Mermaid Me, lo Shine On, che è uno spray per il calore del phon. Ok, metto delle goccette. Queste qua sono sempre di Mermaid Me, è un olietto. E vi faccio vedere, come volevo si dimostrare, è venuto ovviamente un po' chiazzatino il colore. Non so se ripeto la decolorazione, che comunque io ce l'ho da un bel po' di mesi, quindi non è proprio fresca. Si vede proprio che qui, nella fascia proprio sotto alla ricrescita, è proprio sbiaditissimo. Però sono molto felice del colore, perché alla fine è venuto un glicine, come volevo io. Però è veramente molto molto chiaro. Adesso io ho asciugato giusto i capelli per farvi vedere il colore. Non ci fate caso, saranno un po' gonfi. Però vedete, ci si percepisce proprio qua, tipo un biondo freddo. E poi arriva il lilla, che è proprio un glicine più che un lilla, perché è molto 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 chiaro. Quindi prossima volta provo a fare direttamente la boccetta. Mischierò sempre le due colorazioni, ma magari metto un pochino più di quello scuro. Vediamo cosa esce fuori. Anche perché penso che questo con 3-4 lavaggi se ne vada. Vedete, è veramente molto molto chiaro. Comunque, fatemi sapere se vi è piaciuto, se avete mai provato questi prodotti, se vi piace il colore che è venuto fuori. Non lo so, aspetto i vostri feedback. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo esperimento e ci vediamo presto.